In questo istante la diretta radio, ma c'è anche la diretta di Facebook per mostrare gli ospiti di quest'oggi, ancora il calcio femminile. Sono tornati a trovarci gli amici della Como 2000. In questo caso però oggi ci soffermiamo con il mister e con due ragazze sulla formazione primavera, che tra l'altro ha iniziato davvero bene la sua stagione. Bene mi pare anche la prima squadra, tutto sommato, quindi un inizio di stagione confortante. Stefano Cincotta è il mister. Buon Certo. pomeriggio Stefano, Buon eccoci qua. pomeriggio. Adesso ti sentiamo anche perché se non ti avevo aperto il microfono non potevi parlare. Ciao Stefano, buon pomeriggio, Buon grazie. pomeriggio. Bentornato perché eri già stato qui qualche anno fa con noi. Arianna Spagna, Ciao. Lucrezia Colombo, Ciao. ciao ragazze, giovanissime anche loro, entrambe della tua formazione. Stefano, allora presentaci un po' questa vostra squadra, le Sì. due ragazze che ti hanno accompagnato. Avete iniziato bene, quindi Abbiamo scegli. iniziato bene. Penso anche meglio di quanto ci si potesse aspettare. Siamo secondi in È classifica. un campionato il vostro È un campionato regionale, quello regionale della con Como 2000. trasferte anche abbastanza lontane, quale quella di Salò o altre squadre di Brescia. E sì, è iniziato bene il nostro campionato. Siamo secondi in classifica. Ci sono tante squadre di valore. Noi usciamo da un periodo molto difficile contro l'Ariozzese, Fiamma Monza e Azalee, nelle quali siamo riusciti a ottenere due importanti vittorie in trasferta contro l'Ariozzese e Fiamma Monza. E quindi ci godiamo questo secondo posto. Ora sta a noi non sentirci arroganti e quindi appagati da questi risultati iniziali. Ecco, ovviamente tante ragazze giovani che tu, Stefano, stai cercando di far crescere, perché poi l'obiettivo è quello di farle crescere. Tra l'altro lei, Lucrezia, se non sbaglio, ha già assaporato anche il Sì. sapore della prima squadra, ce lo facciamo raccontare tra poco. Però dicevo, l'obiettivo è far Far crescere crescere le giocatrici, certo, le la ragazze, società è esatto, stata molto seria esatto. all'inizio e mi ha spiegato che fondamentalmente, certo, ci si aspetta dei risultati migliori di quelli dell'anno scorso, ma la priorità è costruire delle giocatrici che poi possano andare in prima squadra e dare una mano. Penso anche qui in radio sono passate tante giocatrici che l'anno scorso Molte hanno giovani, dato tra una mano, l'altro, esatto, veramente alla nostra tante squadra. ragazze giovani, e credo che, ecco, questa linea verde sia un po' il vostro DNA, giusto Sì, da Stefano? 2 anni da come è iniziato questo progetto, che sicuramente anche nella primavera vede un ruolo importante. Come dicevo, sono tante ragazze che sono salite quest'anno in prima squadra a dare una mano a Mister Gerosa, Ostini, Roventi, Fenaroli, Pozzoli, Scarpelli, Tu Franchetto. conosci tutte queste, le conosci Le tutte? conosco perché ho avuto il piacere di allenarle l'anno scorso e adesso ho il piacere di vederle all'Ambrone la domenica. Ecco, dicevo, il vostro DNA è proprio questo qui, Sì. ma viva Dio che avete scelto questa, la società, Sì. seriamente direi, la Como 2000 seriamente ha scelto questa linea verde proprio per dare continuità a questo Certo, ma la progetto. stessa cosa si può rivedere nella primavera perché noi abbiamo la maggior parte delle ragazze sotto età, nel senso che adesso hanno creato questo campionato allieve e noi giochiamo con quasi 11 giocatrici del 2002 e del 2003. Abbiamo in squadra loro due e un'altra giocatrice del 2001 e basta. Quindi la linea verde viene seguita anche in primavera con ragazze appunto che dovrebbero partecipare a un campionato allieve e invece fanno bene anche in un campionato di livello superiore. Come sei tu con queste ragazze? Vedo che ho visto un buon rapporto sicuramente, ma Sì. poi E quando sei in campo. quando sono in campo, vabbè, ovviamente si dà la priorità alla serietà e alla professionalità, però fuori dal campo, dopo un anno, si è creato anche un 16, no, bel 16, 18, quanti ne porti? Quanti sono in rapporto. tutto? 18, Ecco, siamo 18, 18. 18, tutte donne, ma non è facilissimo, Stefano. Mi dà una grande Scegliere, mano. tu giochi, tu stai fuori, Eh tu non sì. giochi, insomma, come, vabbè, va tutto bene, dai. Ma fino adesso diciamo che hanno ruotato abbastanza le giocatrici perché posso dire di essere fortunato in questo. Non c'è una giocatrice che non mi possa dare una mano anche in una partita importante. E poi nel rapporto con le ragazze mi dà una grande mano la mia assistente, tra virgolette, che è Giulia Tallarico, ex giocatrice della prima squadra l'anno scorso, che adesso è venuta a darmi una mano in panchina. E devo dire che mi sta dando veramente, veramente una grande mano, una persona professionale, competente. Grande piacere averla Un tocco di conosciuta. femminilità che non guasta, perché in effetti Esatto. gestirne 18 non è Non la è cosa assolutamente più semplice semplice, del mondo, certo. assolutamente. Lucrezia, allora iniziamo da te. Di dove sei? Di No, Erba. sei di Erba. E quanto hai iniziato a giocare a calcio? Sei giovanissima, 17 anni, Sì. lo possiamo dire, tanto non è che sia una cosa così, sei ancora molto molto giovane. Come hai iniziato e quando hai Ho iniziato? iniziato circa in terza elementare, andavo a vedere mio fratello giocare con i maschi e piano piano mi sono appassionata.
Ho iniziato dall'oratorio lì a San Maurizio Ah, ok, sì. e poi sono passata al Como quando non avevo più l'età per giocare con i maschi e poi lì al Como ho fatto le giovanissime e adesso pure a Quindi Milano. calcio subito, Sì, stato sì. il primo amore, diciamo, sportivamente Sì, parlando, sicuramente. E però dicevo che tu sei già approdata anche con la prima sì. Sì, squadra, è vero? da un paio di Grezia? anni che mi alleno con la prima squadra, con il preparatore della prima squadra. E l'anno scorso, a causa dell'infortunio del primo portiere, ho iniziato a fare delle amichevoli con la prima squadra e adesso sono il terzo portiere della prima squadra. Perché tu giochi portiere, in effetti, Sì. ecco il tuo ruolo, appunto, è quello di portiere. Quindi l'obiettivo, come diceva, se tutto va Sì, bene, di riuscire riuscire ad andare a giocare. Con quanti sacrifici? Tu studi? a... Che scuola fai? Grazie. Faccio ragioneria alla Romagnosi, Quindi sempre hai lì ARPA? a Erba. Ok, sì. Però, ce la Sì, fai? Riesci? cioè non sempre si riesce a combinare scuola e studio, però anche con gli allenamenti che sono comunque alla sera verso 8, 8 e mezza si riesce comunque a organizzare tutto. Beh, insomma, non è la cosa più semplice del mondo, Sì, perché poi sì. si rientra anche abbastanza È tardi, il giorno dopo un c'è la scuola, quindi non è la cosa più semplice del mondo. Prevale, mi pare, la po'. passione. Sì. Ecco, esattamente, proprio così. Dammi un giudizio su questo inizio. Hai detto il tuo mister, forse addirittura meglio anche del Sì. previsto? È vero, Sì, ho cioè se preso. facciamo un paragone con l'anno scorso siamo partite molto meglio, a parte la partita contro le Azalee che non siamo entrate con il giusto approccio, infatti si è visto dal risultato, però poi tutte le altre partite siamo riuscite a vincerle anche magari quando non ce lo si aspettava, tipo contro la Riozzese che magari era partita male e quindi secondo me dobbiamo riuscire a continuare a fare bene senza montarci la testa. E riuscire al ritorno a riconquistare i punti che abbiamo perso contro le Azalee e sperare di riuscire a superarle in classifica. Perfetto, quindi questo è quello che appunto prevedi tu, ovviamente, per quanto riguarda anche il futuro del vostro campionato. Sentiamo anche Arianna. Arianna, tu di dove sei? Arianna Io sono di Olgiate di Comasco. Olgiate. Come e quando hai iniziato con il Allora, calcio a io giocare? giocavo con mio fratello in cortile, poi a Beh, questa è una cosa scuola. un po' comune, Sì. tutti, l'inizio è proprio stato un po' così, no? E A poi. scuola giocavo a calcio con i miei compagni In e quale poi ruolo, Arianna, in quale ruolo giochi tu? centrocampo interno. Ok. E poi vabbè, andavo a vedere le partite di mio fratello e quindi diciamo mi sono appassionata al calcio. Perfetto. E poi quando sei arrivata al Como 2000? Quanti anni fa? Ok. Al Como 5 anni fa, però ho iniziato già in prima elementare a giocare a calcio. Ho Anche fatto tu hai sempre giocato a calcio? Non hai sì, però ho provato. fatto anche pallavolo. Ah, Nel pallavolo. frattempo, poi ho Ok. smesso 2 anni calcio e ho ripreso dopo. Ok, però poi hai Sì, abbandonato il volley, sei basta. ritornata a giocare a calcio. E gli amici, quando glielo dici, ti guardano male? No, No, ormai no, non più. È anzi, sdoganato. dico, vieni a giocare con noi. Va bene. Dammi un tuo giudizio su questo inizio, anche tu di campionato, che cosa avete fatto? Mi pare un buon, anzi un ottimo inizio e la conferma da parte del vostro mister, Sì, giusto? anche secondo me è un buon inizio. Solamente questa partita contro le Azalee che appunto siamo entrate un po' in modo sbagliato, però comunque tutte le altre partite ce la siamo giocata bene. Arianna, senti, tu non hai ancora provato giusto l'ebbrezza, per così dire, della No. prima squadra. Ci speri? Sicuramente. Cioè, è un obiettivo di Sì, quest'anno riuscire ovviamente ad arrivare lì? sì. Sì, certo. Mister, ascolta, tu tra l'altro sei anche fratello di un mister Sì, importante Cincotta che. famosa. Esatto, quello più famoso, vabbè, insomma, sì, in realtà lui in effetti ha fatto una carriera importante. Adesso è ancora alla Fiorentina, Lui è ancora alla giusto? Fiorentina, Ecco, sì. Sì, vi sentite? certo, Tra beh, l'altro lui lui... era prima l'allenatore appunto della Sì, formazione io del. sono tornato qua a Como dall'esperienza fatta 3 anni fa come secondo, come assistente di mio fratello. E sì, con mio fratello ho un ottimo Hai rapporto. dovuto fare una, dice, vabbè, meglio che però ognuno vada per la propria strada, no? Sì, Com'è? esattamente. E Beh, via. poi io non sarei mai andato, cioè non ho ancora le competenze e la possibilità di approdare a una squadra professionale come la Fiorentina, Ecco, professionistica però come la mi Fiorentina. stavi dicendo che queste ragazze che noi abbiamo qui oggi, Lucrezia, Arianna e anche tutte le altre giovani che sono passate, meritano sicuramente un grande complimento per quello che fanno, perché studiano, perché Certo. si impegnano, perché vengono tutte le sere a fare gli allenamenti, eccetera, eccetera. Però ci sono delle realtà, e quella di tuo fratello lo è, dove le ragazze, insomma, sono professioniste a tutto Sì, tondo, la vero? Fiorentina Ecco, Fiorentina, è per stata esempio, la prima questo. squadra maschile, quindi professionistica,
che ha creato una componente del settore femminile. Esattamente, sì, loro vivono il calcio come un lavoro, fanno 6 allenamenti a settimana, hanno più soldi, Beh, decisamente ovviamente. sì, esatto. E sì, questo è importante che ci sono queste squadre maschili che diano l'opportunità appunto per tutto il movimento del calcio femminile di uno sviluppo che in Europa, bisogna dirlo, è già più avanti da tanti anni. In Francia, in Germania, in Inghilterra le squadre sono professionistiche, mentre questo invece in Italia ancora manca e si spera che i passi in avanti che si sono fatti ultimamente continuino. Beh, il calcio femminile di passi in avanti, in effetti, come dicevo prima anche con Arianna, ormai è stato sdoganato anche il fatto di dire, Assolutamente sì. vabbè, giochi a calcio, Sorrisini, no, eccetera, eccetera, perché, voglio dire, ci sono delle ragazze che giocano molto bene Ma a guarda, calcio e basta anzi. pensare alla stessa Como 2000 Sì, che certo. adesso ha le esordienti che giocano contro i maschietti e la maggior parte È delle volte vero. vincono Sì, è anche, vero, è ma vero, è vero. adesso addirittura quest'anno si è in procinto di creare anche le pulcine, quindi bambine fondamentalmente di 8-10 anni. Perché in realtà, come hanno detto sia Arianna che Lucrezia, in effetti loro hanno iniziato e all'inizio si gioca proprio assieme con i maschi, Esatto, poi c'è esatto. quella più brava che davvero magari qualche volta li umilia pure e Esatto. diventa anche a volte imbarazzante, sicuramente sì. Però ecco, quindi l'obiettivo è quello di creare proprio, di Certo. partire dalle più piccole, giusto Certo, Stefano? perché penso che non deve passare in secondo piano, secondo me, tutta l'importanza che la società sta dando al settore Beh, voi giovanile. avete un vivaio Noi abbiamo veramente un di vivaio eccellenza. eccellenza che sta crescendo continuamente. Cioè, quest'anno sono arrivate, penso, almeno 30 ragazze, tra ragazze e bambine nuove, tra le pulcine e le esordienti. Non voglio esagerare 30, 20 sicuramente. Beh, insomma, vuol Quindi, dire, cioè, sono due questo, squadre praticamente beh, nuove. questo è sicuramente un aspetto importante, voglio dire, Certo. che fa che confermare che, insomma, il calcio Questo dà femminile, l'idea, uno, della serietà e certo, della della, Como 2000, esatto, della chiaro. società, ma anche della crescita, del cambiamento di immagine che sta avendo il calcio femminile, che è uno sport a tutti gli effetti equiparabile a quello maschile. Lucrezia, avvicinati un attimo così ti sentiamo meglio. Ecco, hai sentito, ci speri un giorno di poter arrivare anche tu a giocare a questi livelli oppure per te è solo una passione, ti accontenti così di giocare perché ti piace, credo, sicuramente? Sì, sicuramente mi piace giocare, quindi spero di arrivare più in alto possibile. Qual è un idolo? C'hai un idolo? Ho visto che Sì, giochi centrocampista, c'è un idolo? Modric. Modric, mi ha detto niente, sì. Com'è mister? È uno dei piedi Il buoni? capitano, lei. Capitano, perfetto, bene, allora, quindi perfetto. Quindi, C'è altro da ok, aggiungere? perfetto. Il portiere com'è? Il portiere è un portiere che io l'ho conosciuto l'anno scorso, che era in nazionale under 15, se non sbaglio. 17. Under 17, 17. scusami. E già da questo fa dire tanto di Beh, questa insomma, giocatrice. sono due bei gioiellini, Eh quelli che oggi ti sei sì. portato, in effetti a conferma del fatto che, insomma, è un bel vivaio il vostro, dice, quindi un portiere di sicuro Sì, affidamento. assolutamente. Lucrezia, mi sono dimenticato di dirti, ovviamente, giochi portiere, c'è qualcuno che ovviamente ti ha ispirato, che ti ispira sicuramente, Sì, direi, c'è? Buffon che riesce comunque sempre ad affermarsi nonostante tutti gli anni che gioca. La speranza di poter un giorno andare a giocare nella Fiorentina di turno, ci pensi oppure no? Oppure Sì, più... cioè, beh, ovvio che penso che tutti ci sperano di riuscire ad andarci e quindi è anche, diciamo, il mio sogno di riuscire ad arrivare in una squadra professionista. Ma intanto, allora, campionato primavera, quest'anno con la Como 2000, con l'obiettivo di continuare così? Sì, cioè riuscire a superare anche le Azzurre Ok. e riuscire ad arrivare prima in modo tale da poter continuare il campionato, quello Esatto, di andare nazionale. avanti, Sì. esattamente, andare alla fase nazionale, giusto? Arianna, vai Stessa d'accordo? cosa, Stessa sì. cosa, stessa cosa. Va bene, allora, due begli elementi del calcio femminile. Mister, chiudi tu, che dire? Allora, in bocca al lupo, stagione che è Grazie. iniziata bene e beh, a questo punto, come hanno detto le tue ragazze, l'obiettivo è cercare di vincere questo campionato, L'obiettivo è vincendo. cercare di portare i giocatrici in prima squadra Allora, e di l'obiettivo è cercare di essere quella. portare anche sia Arianna che Lucrezia, lei c'è già, insomma, tutto sommato, portare a far assaggiare il clima della prima squadra. Esatto, Insomma, poi, ragazze giovani, però. certo, poi a chi è che non piace vincere? Beh, certo, vedo che a tutti piace vincere. Esattamente, quindi, Esatto. certo, l'obiettivo è quello di comunque fare una stagione
importante, stare lì in alto più a lungo possibile e di sperare poi di giocarsi il campionato con le Azalee o con anche Real Meda e altre squadre ovviamente perché non ci sono soltanto le Azalee. Questo vale ovviamente per la formazione primavera della Como 2000, ma ovviamente poi c'è anche la prima squadra che gioca in campionato di Serie C, l'abbiamo già detto, e molte delle tue ex ragazze sono finite lì nella prima squadra.